Buon pomeriggio e ben ritrovati al TRCB Notizie. Con 8 voti contrari, 2 astenuti e 2 contrari, il bilancio consuntivo 2012 dell'autorità portuale di Brindisi è stato respinto dal comitato portuale dopo 2 precedenti rinvii. A questo punto il ministro dei trasporti e delle infrastrutture dovrebbe inviare a Brindisi un commissario. Il sindaco Mimmo Consales ha votato contro l'approvazione del conto consuntivo dell'autorità portuale di Brindisi ed ha chiesto il rinvio della discussione sulla nomina del nuovo segretario generale. È stata una decisione sofferta, ha affermato il primo cittadino, ma necessaria per evitare che si protragga una insostenibile paralisi del porto di Brindisi. Al di là dei tanti motivi che hanno indotto la quasi totalità dei componenti del comitato portuale ad esprimersi negativamente, è emersa con chiarezza una totale incompatibilità ambientale del presidente Aralambides, che fino all'ultimo ha operato in direzione opposta rispetto a quella auspicabile per una ripresa del porto, dice Gonzales, acuendo i contrasti tra istituzioni, operatori portuali ed organizzazioni dei lavoratori. A fronte di un sostanziale immobilismo e del perdurare di tali contrasti, ha aggiunto Gonzales, si rende necessario un intervento diretto del ministro Lupi. A tal proposito ritengo di dover chiamare a raccontare raccolta tutti gli attori del territorio in un incontro che si svolgerà lunedì 23 settembre alle 16 a Palazzo Nervegna. Inviterò a partecipare tutti i componenti del comitato portuale, si legge in un comunicato stampa. I parlamentari, i consiglieri e gli assessori regionali e i rappresentanti di tutti gli altri enti del territorio. Il sindaco Gonzales intende fornire anche alcune precisazioni, anche in riferimento alla presa di posizione del personale dell'authority. Leggo con stupore, dice Gonzales, che i dipendenti dell'autorità portuale si sentono offesi per la mia richiesta di chiarimenti circa la destinazione di premi riservati al personale per oltre 700.000 euro. E i lavoratori, subito appresa la notizia, hanno diramato in un comunicato stampa dove affermano che appunto i lavoratori dell'autorità portuale di Brindisi, costretti a vivere da mesi in un clima di forti polemiche e mortificazioni professionali, anche a seguito dell'ultimo comunicato stampa del sindaco di Brindisi, Mimmo Gonzales, esprimono il loro disappunto per le dichiarazioni in esso contenute, dichiarazioni che ritirano l'azione di svilimento della loro professionalità ed impegno. Azione questa strumentalmente adottata troppo spesso dalla politica, invece delle fortune e delle sfortune della città Porto, che in questi mesi di forti contrasti ha sovente mosso pesanti accuse nei confronti dell'intera struttura. Alla luce di quanto sopra, i lavoratori, si legge nel comunicato, dicono tutto il loro malessere, riservandosi al contempo di adire ogni azione a tutela della propria dignità professionale. E cambiamo argomento. Ieri pomeriggio passiamo alla cronaca. Alle volanti della questura di Brindisi hanno arrestato Gianluca Stabile, 39enne pregiudicato brindisino, per il reato di stalking. La vicenda è cominciata con una denuncia presentata presso la questura da una giovane donna single, la cui vita era divenuta un vero incubo per le azioni persecutorie che lo stalker proponeva quotidianamente nei suoi confronti. Telefonate, SMS ad ogni ora, minacce telefoniche, pedinamenti, aggressioni fisiche. Per strada, violenza verbale, avevano distrutto la vita sociale e familiare della povera malcapitata. Da qui immediate le attività di verifica da parte degli uomini della Volanti, che hanno costruito un castello accusatorio condiviso dal pubblico ministero, la dottoressa Farina Valaori, e confermato dalla dottoressa Liaci, che hanno emesso un'ordinanza di custodia cautelare nella misura degli arresti domiciliari. Ancora cronaca, i carabinieri della stazione di Celje Messapica hanno arrestato in arresto di flagranza di reato Michele Valente, 65enne del posto, per maltrattamenti in famiglia. I militari operanti intervenuti presso l'abitazione dell'uomo, poiché allertati dai vicini, hanno accertato che questo aveva aggredito con calci e pugni l'anziana madre convivente, cagionando le varie lesioni giudicate guaribili dai sanitari del pronto soccorso del locale ospedale con una prognosi di 5 giorni. L'arrestato autore di analoghe pregresse condotte nei confronti della donna è ora ristretto nel carcere di Brindisi a disposizione dell'autorità giudiziaria.
E questa mattina il personale della Polizia Municipale di Brindisi ha sgomberato definitivamente un'antica struttura tipo masseria fortificata posta lungo la costa sud del capoluogo nei pressi della località Le Saline in contrada Villanova lungo la statale provinciale 88 sulla litoranea Brindisi-Cerano. La masseria pertanto da oggi rientra nella piena disponibilità del patrimonio comunale. La stessa a giudicare dai resti e dalle tracce riscontrati dagli agenti della municipale intervenuti alle prime luci dell'alba con i tecnici comunali in ausilio. Negli ultimi mesi è stata utilizzata per occasionali ricoveri sia di umani senza fissa dimora che di mezzi probabilmente anche agricoli. Ovviamente indagini sono in corso per tentare di identificare quantomeno i possessori dei mezzi pesanti depositati illegittimamente nei locali di pertinenza e dei quali oggi non vi era nessuna traccia. Pertanto messa in sicurezza la struttura nella parte perimetrale da questa mattina nella disponibilità dell'amministrazione comunale per gli scopi e i fini ritenuti utili alla comunità. Si ricostituisce in Puglia il Comitato regionale di protezione civile, presidente il consigliere regionale del PD Giovanni Epifani. L'insediamento del comitato è stato ufficializzato nel corso della Fiera del Levante a Bari. Vediamo il nostro servizio. Dopo 8 anni di inattività si insedia nuovamente, ricostituisce il Comitato regionale di protezione civile alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute nella normativa nazionale e regionale e per rafforzare il sistema pugliese di protezione civile. Presidente è il consigliere regionale Giovanni Epifani, ostunese d'origine. L'ufficializzazione è avvenuta nel corso della Fiera del Levante di Bari nel padiglione 152 della Regione Puglia, con una cerimonia dove hanno preso parte anche il presidente della Regione Puglia Nichi Vendola e l'assessore al ramo Guglielmo Minervini. Epifani sta seguendo già come consigliere regionale questo lavoro importante e prezioso di coordinamento di tutti i soggetti che operano nel complesso sistema della protezione civile regionale. Oggi questo organismo, questo parlamentino della protezione civile si insedia e così speriamo di dotarci di un ulteriore strumento attraverso cui intensificare ulteriormente le attività di coordinamento, di cooperazione, di collaborazione. La protezione civile è un sistema molto plurale, molto corale, richiede la partecipazione intensa da parte di diversi soggetti e la loro capacità anche di cooperare armonicamente, di integrarsi all'interno di situazioni eccezionali, estreme di emergenza, quindi con una estrema rapidità. Questo patto di consultazione ci serve per mettere a fuoco i problemi comuni e lavorare insieme per la loro soluzione. L'organo avrà il compito di lavorare in sintonia con le strutture operative messe in campo dallo Stato, dalla stessa Regione e dai volontari, che sono la principale forza nell'emergenza. Adesso abbiamo i comitati provinciali delle associazioni di volontariato presenti in tutte le province e quindi sono onorato di poter avviare questo insediamento di questo organismo importantissimo che ha un compito essenziale, quello di essere vicino alla parte esecutrice dei compiti della protezione civile. E ha un lavoro particolare, quello di coordinare fra le varie istituzioni e essenzialmente il mondo che notevolmente si è sviluppato dell'associazione di volontariato. È un organo consultivo e necessita essenzialmente di un lavoro di stimolo e di conoscenza della fase di prevenzione del compito della protezione civile, perché questo penso che sia il compito delle istituzioni, cercare di formare i cittadini e essere accorti e attenti ad un lavoro di prevenzione più che ad un lavoro di intervento agli eventi avuti. E per evitare la dispersione di risorse e contrastare efficacemente le attività illecite che opprimono il settore, è stato costituito un tavolo di coordinamento, di vigilanza e controllo per il comparto agroalimentare legato alla pesca. I soggetti interessati si sono riuniti per la prima volta questa mattina in prefettura a Brindisi. Vediamo il servizio. Hanno preso il via questa mattina in prefettura Brindisi i lavori del tavolo di coordinamento delle attività di vigilanza e controllo nel comparto agroalimentare o della pesca, costituito in attuazione di una direttiva del Ministero dell'Interno e di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Lo scopo dell'iniziativa di questa mattina è quello di armonizzare le attività ispettive nei predetti settori produttivi, in modo da evitare la sovrapposizione di interventi e di conseguenza la dispersione di risorse.
Lo scopo è anche quello di contrastare efficacemente le attività illecite, garantendo al tempo stesso una sana competitività tra gli operatori economici, la tutela dei consumatori stessi e le eccellenze alimentari. Insomma, un rapporto costruttivo tra imprese e istituzioni. Invitate tutte a partecipare all'incontro di questa mattina, insieme alle associazioni e alle categorie interessate, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con i quali condividere il patrimonio informativo utile allo svolgimento dell'attività di coordinamento del tavolo stesso. È prevista a breve una ulteriore riunione. I GAC, lo sviluppo delle aree costiere, lo stato dell'arte, gli scenari della nuova programmazione 2014-2020, se ne è parlato in un convegno nel corso della Fiera del Levante. Vediamo il servizio. Aiutare le comunità e le zone di pesca a creare nuove fonti sostenibili del reddito e della qualità di vita. È l'obiettivo che la Regione Puglia vuole raggiungere. Se ne è parlato nel convegno nel corso della Fiera del Levante di Bari nella sala Union Camere. Tema appunto i GAC, lo sviluppo delle aree costiere, lo stato dell'arte, gli scenari nella nuova programmazione 2014-2020. I gruppi di azione costiera per noi costituiscono un'opportunità di legame diretto con i territori per fare in modo che le politiche di sviluppo regionale possano meglio arrivare ai beneficiari finali e possano essere quasi definite in concordamento con i territori. Noi abbiamo selezionato 6 gruppi di azione costiera, complessivamente in Italia sono 48, solo 2 altre regioni in Italia, la Calabria ne ha individuate 6 e la Sicilia 11, tutte le altre meno. Queste sono le regioni nelle quali la pesca in Italia è importante, è un settore economico trainante per molte economie locali e dobbiamo fare in modo che questi strumenti si svolgano la loro azione nella maniera migliore possibile, anche integrando quello che avviene nell'agricoltura, cioè i gruppi di azione locale con i gruppi di azione costiera, per fare in modo che queste sinergie sviluppino azioni più efficaci. La nostra mission, essendo un organismo intergovernativo che racchiude i paesi dell'area sud del Mediterraneo e dell'area nord del Mediterraneo, ovviamente punta molto a rafforzare la cooperazione e il dialogo con questi paesi. Nel caso della pesca, nel caso della gestione delle politiche marittime, è particolarmente rilevante questo aspetto. Immaginate che sul mare è vero che esistono confini, ma sapete benissimo che i pescatori pescano all'interno di un bacino, perché siamo in Mediterraneo, un bacino, e le nuove politiche, soprattutto il FEAMP 2014-2020, pone l'accento su questo, cioè su come gestire in maniera condivisa questo bacino che è il nostro Mar Mediterraneo. Quindi stabilendo regole condivise con gli altri paesi. Ed è questo lo sforzo che stiamo facendo come Istituto Agronomico Mediterraneo, ma anche con altre organizzazioni. Il GAC può esercitare almeno 3 principali ruoli nel raggiungimento dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca: stimolare lo sviluppo locale endogeno, incrementare la capacità organizzativa delle comunità dedite alla pesca, incoraggiare l'innovazione intesa come messa a punto di nuove soluzioni alle esigenze di un'area. Questi gruppi sono delle società consortili a responsabilità limitate, formate da pubblico e privato. Presentano dei programmi, i quali programmi sono approvati da noi come regione, faranno dei bandi, poi formuleranno delle graduatorie e quindi per attivare le varie misure del loro piano. Questi piani riguardano la valorizzazione del territorio principalmente, l'occupazione e implicano più settori, non solo il settore della pesca, ma anche settori dall'artigianato al turismo, ci sono interventi di pescaturismo e ittioturismo, valorizzazione dei prodotti, sempre legati alla pesca. È un momento particolare, noi stiamo anche stimolando tantissimo, questa è una parte fondamentale per poter destinare le prossime risorse, ma abbiamo la necessità che le amministrazioni comunali debbano redigere il piano delle coste. Senza il piano delle coste le amministrazioni non possono rilasciare le concessioni, senza le concessioni noi non possiamo finanziare i progetti. Per cui lancio questo appello alle amministrazioni di lavorare su questo piano delle coste, di definirlo quanto prima, entro il mese di dicembre, perché senza il piano delle coste, come dicevo prima, non possiamo finanziare i prossimi progetti nel settore dell'acquacultura. È un settore che dobbiamo invece
privilegiare, incrementare e soprattutto sostenere, perché è un settore che può dare una nuova economia nella nostra regione. Ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.